abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il tuo santuario. Una cosa che è solo il Signore, abitare nella sua casa. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Allora Gesù prese i panni e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano.
l'episodio del Vangelo di oggi, che era vicino alla Pasqua, assistiamo ad una scena bella, primaverile, piena di allegrezza per quegli uomini saziati, dove viene suscitata la fede nella provvidenza divina, capace di autentici miracoli, e che porta la pace con sé. Ecco, Gesù disse: fatevi sedere. Dice il testo che c'era molta erba in quel luogo. Viene in mente il Salmo 22 che dice: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, da acque tranquille mi conduce. Però l'attenzione dell'Evangelista si concentra soprattutto su Gesù, per spingersi oltre il segno prodigioso. Quello della moltiplicazione dei pani è scelto dalla Chiesa in questo tempo pasquale proprio perché ci rendiamo conto che contiene la profezia in azione di ciò che Gesù risorto ci dona. Colui che ci dona il pane vivo è Gesù Cristo risorto, anzi è Lui il pane vivo, capace di nutrire tutti coloro che credono in Lui. E l'Evangelista, ispirato dal Signore, aveva sicuramente in mente il rapporto tra questo miracolo e l'Eucaristia. All'inizio scrive che era vicina alla Pasqua, dunque pensava già alla morte di Gesù, poi alla fine quando volevano farlo re, ecco che Gesù si ritira da solo sul monte. Egli non voleva essere un re della terra, ma il vero pastore di tutti gli uomini, perciò fu rifiutato. E salendo sul monte prefigura il suo innalzamento per attirare tutti a sé, nell'elevazione che si compie attraverso la croce, poi continua nella risurrezione e nell'ascensione per tornare al Padre. Per questo, insomma, la moltiplicazione dei pani è come una figura dell'opera che Gesù compirà con la sua passione e risurrezione. Anche la domanda rivolta a Filippo che Gesù gli pone per metterlo alla prova, dice il testo: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? E ha la sua risposta proprio nella passione e nella risurrezione. È lì che Gesù, dando il suo corpo per noi, dando il suo sangue versato per noi, ha comperato il pane che nutre le anime. Quando allora nella messa, è vero che dobbiamo stupirci sempre, quando il sacerdote dice le parole di Gesù: questo è il mio pane, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, non è semplicemente il racconto di un fatto passato, ma è lì, in quel momento, si ripresenta quel medesimo sacrificio, con un vero sostanziale cambiamento di quel pane, di quel vino. Allora ringraziamo, Signore, di essere diventato nostro cibo attraverso il suo sacrificio e accogliamo con fede questo suo dono incommensurabile. La fede è la condizione per essere nutriti da questo pane che ci fa entrare nella comunione divina, che ci fa una unità con tutti quelli che si nutrono di quell'unico pane, il pane vivo, che ci dà la vera vita.